Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un altro unboxing della surprise box di Tiger. Allora, c'erano un po' di surprise box dalle quali si riusciva un po' a capire cosa c'era dentro e non mi ispiravano granché, erano tutte molto simili. Questa aveva invece questo pannello di sughero davanti, quindi ho detto, male che vada, è un sottopintola probabilmente. Mi ho detto, proviamola. Spinzo e vediamo, non l'ho ancora aperta. Le surprise box costano sempre 4 euro e non sempre ce ne sono, questa volta ce ne sono tante, io le ho viste lì però non ci ho fatto caso, cioè le ho viste in un reparto su uno scaffale, poi ce n'era un altro cesto, quindi ce ne sono tante, ma vediamo cosa troviamo. Quello che pensavo fosse un sottopentola non è un sottopentola, è un notebook. Con le pagine completamente bianche, quindi non neanche a righe o a quadretti, quindi potrebbe essere utilizzato per chi li utilizza anche per fare degli sketch, dei disegni. Io non so, non lo so, io ho sempre l'ansia di utilizzare le agende, le cose. Comunque è fatto di sughero e sono 80 fogli da 80 grammi, mi sembra di capire, ed è fatta con le Responsible Sources, paper from Responsible Sources, quindi bene, e poi fate di sughero, quindi un'agendina ecologica, non so quanto costi di solito, però penso sui almeno 2 euro almeno, quindi già metà prezzo della box, credo. Andiamo a vedere cos'altro c'è. Allora c'è un bigliettino con scritto congratulations, non si sa per che cosa, però è congratulations rosa con la scritta rossa, e anche questi mi sembra che vengano su 1,50 euro l'uno. Poi abbiamo dei mini evidenziatori, 6 pezzi, ah sì, perché sono piccolissimi, perché li apro perché non si capisce, non si apre la confezione, aspettate, sono 6. Vabbè, mentre cerco di aprire, l'altro pezzo è questa paletta per torte, l'avevo vista in un'altra che c'era, stainless steel tra l'altro, mi dice, quindi ho una paletta per torte dorata e poi questi evidenziatori che riesco ad aprire, che sono evidenziatori impilabili. Ok, peccato che non si riesca ad aprire, devo spaccare la confezione? No, dai. Io odio queste confezioni, non sono mai in grado di aprirle. Oh, ce l'ho fatta. Ecco qua. Si possono impilare anche... No. No. Come fanno a impilarsi? Ah, perché sono... Cioè, il tappo di uno è... Cioè, vabbè. Guarda, quello verde. E questo qui è quello azzurro. Cioè io non posso... Cioè sono impilati in un, insomma, sono 3 a 3. E... Cioè non posso portarmi via solo l'evidenziatore viola perché non ha il tappo. Comunque sono viola, azzurro e verde. E rosa, giallo e arancione. E niente, sono un po'... Sono finiti i pezzi perché non mi ricordo mai se sono 4 o 5, ma forse dipende anche dalla box. Comunque questo ho trovato. Allora, gli evidenziatori vanno sempre bene, quindi ottimo. Congratulazioni, anche questo in realtà va sempre bene, bigliettino per futuri eventi, quindi ce l'abbiamo, più moderno rispetto a quelli che di solito utilizziamo. Ho un meraviglioso tagliatore dorato super brilluccicoso. E ho questo, pensavo questo sottopinto. Vabbè, ma il Kitchen Gadget ha trovato questo. E ho trovato questo bellissimo notebook. Così, è scritto così. Questo è davanti. E qui è fatto, cioè il sughero è solo sulle copertine. E qui è fatto solo di tessutino. E niente.
Questa è la mia terza in tutto surprise box. Devo dire che non so, non sono soddisfatissima, però alla fine comunque ho trovato, cioè, no, non sono cose meravigliose da dire wow, che meraviglia, però alla fine sono comunque cose per lo più utili o comunque utilizzabili, non sono schifezze totali come avevo intravisto in altre box, cioè schifezze totali, erano cose che, di cui io non mi sarei fatta assolutamente niente, c'era dentro appunto il giochino, quello per scavare per i bambini, per trovare i fossili, c'era dentro tipo una mini piantina, sembrava d'acquario, quindi sapevo, cioè non avrei saputo poi cosa farmene, invece questi, meno male, ripeto, l'evidenziatore li posso utilizzare al lavoro, la cosa per affettare le torte non ce l'avevo, mia personale ce l'ho, un bigliettino di congratulazioni e un notebook che non utilizzerò mai probabilmente, però buono. E niente, questo è quanto. Erano un po' che non le prendevo e penso che appunto non le prenderò ancora per un po', le prendo tipo ogni... Quando è che l'ho presa l'altra volta? Forse molto prima di Natale. Vabbè, vedremo, insomma vedremo quando prenderò la prossima, molto più in là credo. Niente, fatemi sapere anche voi se ogni tanto le prendete, se avete trovato cose, sempre cose bene o male utili, interessanti, o se siete stati rimasti, siete stati rimasti? No. Siete rimasti fregati, siete stati fregati e avete trovato qualcosa che proprio, no, proprio non si poteva vedere. E niente, come sempre, grazie per aver visto il video, bacio alla prossima, ciao!